Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video del canale YouTube Borgia Paco. Oggi stiamo provando una Hypermotard 796 del 2011, una tra le ultime che sono state prodotte. E come sapete io adoro le Hypermotard, soprattutto anche la 939 che abbiamo provato, e vi metto il video qui sopra per la comparativa. Ma comunque già è qualche chilometro che la sto guidando e sono innamorato anche di questa. Ma sentite che cavolo di sound fantastico! Ma lo sentite? Carico Termignoni completo in carbonio, c'ha un bocchettone grosso così e tira certe fucilate che manco durante la seconda guerra mondiale. Fantastico, fantastico, fantastico. Adoro questa moto, adoro il proprietario che me l'ha lasciata provare, adoro la Ducati, adoro le moto italiane, tutto, adoro tutto. Ah, una coppia ai bassi, a parte che so di tipo la coppia è 8 newton metri, ma te la dà così forte, guarda come vibra qua, te la dà così prontamente e così violentemente che è impossibile non sorridere, è impossibile non sorridere, ti diverti troppo. Chissà il 1100 che bestia che è! Il motore è un bicilindrico ad L, è 800-803 cm cubi, però viene definito 796 e sprigiona la bellezza di 81 cavalli. Però questa moto in particolare monta anche il kit performance Ducati, che in teoria, almeno quanto mi dice il proprietario, dovrebbe con l'aggiunta di scarico completo, centralina, scatola filtro maggiorata, filtro ad aria diverso, ti fa aumentare la potenza di un 15 cavalli, quindi all'incirca dovrebbe averne 95-96 su per giù. Io adesso sto ipotizzando, non so la veridicità di questi fatti, mi attengo solo a quanto mi è stato detto. Però se ce li ha si sentono, perché porca miseria, è una bestia. Quindi adesso questa moto ha all'incirca poco meno di 100 cavalli con un peso a secco invidiabile da molte moto, cioè 167 kg, che è davvero un'inezia, è proprio poco e si sente. Vedete come riesco a cambiare direzione molto velocemente? È proprio leggera, poi ha un baricentro alto perché comunque è un motard, un hypermotard, e ti permette i cambi di direzione più veloci. Ah, il cambio di marcia all'inizio sembrava un po' duro alla leva a sinistra, però grazie anche alla frizione idraulica, che penso sia della Brembo mi sembra, è molto diciamo performante, riesce a cambiare perfettamente ogni marcia. Poi l'acceleratore ha questo on off, ma ti fa sentire, questa moto fa uscire il teppista che è in te. Io che sono alto 1,93 m ci sto molto comodo, soprattutto perché la sella è alta da terra 82,5 cm e io riesco a toccare perfettamente con i piedi, è giusta, per me è giusta. Però secondo me anche se sei alto 1,80 m o giù di lì va bene. Ah, la frenata mi convince, è graduale, non troppo invasiva e efficace. E la frenata da che cosa è permessa? Dal doppio disco semiflottante anteriore da 305 mm con due pinze ad attacco radiale a quattro pistoncini della Brembo. Purtroppo la pompa del freno è assiale, però poco importa perché non si sente molto la necessità di installarne una. Poi se uno vuole può sempre farlo. Poi questa moto è piena anche di tante parti in carbonio, comunque è stata personalizzata, esteticamente molto bella, cioè, persino la cover della strumentazione in carbonio. Le sospensioni, all'anteriore abbiamo una forcella a steli rovesciati da 43 mm della Marzocchi, che purtroppo non è regolabile assolutamente, e quindi questa per me è un po' una pecca di questa moto, perché non mi permette di agire sul comportamento della ciclistica,
e quindi non me la posso settare a mio piacimento, ma è fissa così. Poi invece dietro al posteriore, al monoammortizzatore della Sax, che è regolabile sia nel precarico che nell'estensione molla. Perché ho messo gli abbaglianti? Come cavolo l'ho messo gli abbaglianti? Come l'ho messi? Non lo so, vabbè. Allora adesso vi faccio una piccola accelerazione. Come si togliono gli abbaglianti? Al posteriore abbiamo un bellissimo di monodisco da 245 mm con pinza, sempre Brembo mi sembra, a due pistoncini. Ed è abbastanza efficace, anche se ha una corsa un po' lunga per premerlo, però è molto efficace. Le curve, anche se ha un baricentro alto, questa moto le fa benissimo. Cioè, come dicono anche in molti, è un po' un misto tra una naked e un motard. Quindi diciamo, non perdi il gusto di fare le curve, quelle anche un po' più larghe, però ti diverti anche su quelle più strette, tipo misto di montagna. Comunque, il raffreddamento di questa moto è misto aria e olio. E non so se, diciamo, a livello di utilizzo in strada può comportare qualche rottura, tipo innalzamento della temperatura. Però certo, se la guidate così, non si surriscalda, tranquilli. Mi piace molto anche l'utilizzo di questi specchietti, o più che altro inutilizzo di questi specchietti, perché occupano meno spazio, li puoi togliere dal... sono integrati nel paramani, come anche le frecce anteriori, e li puoi togliere facilmente. Diciamo, per me è equilibrata come moto. Una cosa molto, diciamo, tecnologica è il sistema DDA che si trova sotto la sella. Praticamente è un posto dove attaccare la chiavetta dell'USB e all'occorrenza anche il sistema di ricarica della batteria, che è un optional della Ducati. Vi permette scaricare i dati della centralina e comunque fare tutte quelle cose un po' stile MotoGP per settarvi la moto al meglio e vedere come va. La copertura dall'aria è pressoché inesistente e mannaggia che il motore è raffreddato ad aria, perché poi si comincia a riscaldare quando non lo usi, quando non cammina. Purtroppo diciamo che la velocità è un po' limitata, perché sarà che io peso, però vedo, non fa fatica ad arrivare anche ai 200, cioè secondo me non so quanto possa fare di velocità massima, però è comunque più lenta di una super sportiva o una naked. Ma non vi serve questo, perché questo è divertente ai bassi, è divertente, cioè, il 90% del tempo. Se io dovessi dare un voto a questa moto, guarda, per l'anno in cui si trova, per la sua cilindrata, io un 8 e mezzo, guarda, un 9 meno le darei, un 9 meno, perché mi dispiace che non, gli ammortizzatori non possono essere regolati. Poi per il resto è fantastica. Per Mignoni completo, ottimo, fantastico, cambio di direzione immediato. Bene, che altro dire? Se potete, fatela, anche perché è una moto che può essere depotenziata, la potete trovare anche già depotenziata al libretto, la potete acquistare e usare anche a 18 anni. E secondo me, guardi, tornassi indietro per poter scegliere questa, guarda, è fantastica. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo di iscrivervi al canale e di condividere il video, mettere mi piace, iscrivervi su tutti i nostri canali, anche Instagram e Facebook, mi raccomando. Ciao ragazzi.